Buonasera a tutte e a tutti, sono Marco Lebardi di Ecoistituto Reggio Emilia Genova. Vi do il benvenuto a questa chiacchierata, che è una serie di chiacchierate che teniamo sulla transizione energetica, guidate dal dottor Federico Valerio, sempre di Ecoistituto. Abbiamo oggi con noi l'ingegner Marco Giusti. L'ingegner Marco Giusti ha una laurea in ingegneria civile e strutturale dell'Università di Verona ed è il direttore della ingegneria e ricerca di una grossa utility veneta che non nomineremo. Ha una larga esperienza a 360 gradi sulle energie rinnovabili, avendo effettuato progettazione di impianti idroelettrici, fotovoltaici, eolici, in lontano passato anche teleriscaldamento, ho visto. Così anche come in passato si è occupato di mapping digitali di reti elettriche, fognarie, gas, acquedotti, eccetera. Quindi ha una grossa esperienza nell'ambiente delle utilities e dell'energia. Conduce attività didattiche presso diverse università, tra cui principalmente quella di Verona, con corsi di gestione pubblica e di transizione energetica. Ha un lungo passato di scout, questo. Interessante, è un membro di ASPO, che è l'Associazione del Piccolo del Petrolio. Di questa associazione, in questo stesso ciclo abbiamo avuto diversi altri incontri con altri membri, ed è scrittore di un libro molto interessante, L'urgenza di agire, del quale oggi parleremo, guidati appunto da, il dottor Valerio, che ha una laurea in chimica dell'Università di Genova. È stato il direttore del Servizio di Chimica Ambientale dell'Istituto Nazionale di Ricerca sul Cancro per molti anni, ha realizzato indagini epidemiologiche su esposizione a cancerogeni, ha un'esperienza di rifiuti tossici e di rifiuti urbani, fornisce e ha fornito in passato consulenza a comuni, enti pubblici e comitati su questi argomenti, è membro della Società Italiana Chimici. Scritto molti articoli anche su riviste internazionali. A Genova è stato responsabile scientifico dell'Osservatorio Salute e Ambiente, ahimè in questo momento svuotato di contenuti. Svolge attività di divulgazione scientifica ed è uno dei cofondatori dell'Istituto Eco Istituto Reggio Emilia Genova e parte del Comitato Scientifico. A questo punto, prima di dare la parola, ricordo che il modo migliore di interagire è quello di scrivere delle domande in chat, che poi verranno discusse con il nostro ospite, e come al termine, anche se è possibile eventualmente alzare la manina per avere la possibilità di parlare di persona. Ricordo di spegnere i microfoni e direi che a questo punto lascerei la parola ai nostri ospiti, Federico e Marco. Prego. Bene, io ringrazio Marco Giusti per aver accettato il nostro invito. Ci daremo del tu, come mi hai chiesto, perché ecco, mi fa piacere. E dico subito, vabbè, che ho letto con grande interesse il tuo libro, che è qui, come vedi, è pieno, anzi, poteva essere più pieno ancora di post-it, perché ho trovato, come dire, argomenti estremamente interessanti. Quindi è un libro molto, con molte pagine, anche con un contenuto molto, molto ricco, che merita di essere letto e su cui bisogna riflettere. Quindi questa nostra conversazione affronterà, appunto, faremo un po' una chiacchierata su le cose che tu hai trattato, e approfondiremo a qualche tema. Secondo me vale la pena di pensare di poter approfondire, poi magari con successive puntate, se sempre se tu sei d'accordo, temi scottanti. Io comincerei col fatto che, vabbè, condivido con te quello che è la... Non abbiamo dubbi entrambi, perché ripeto, anche dopo aver letto il libro mi ci sono proprio trovato. Io non ho dubbi, come non hai dubbi tu, sul fatto che abbiamo un grave problema ed è un grave problema che deve essere risolto con urgenza. Questo problema ovviamente è la crisi climatica, su cui poi parleremo, e io ti chiedevo allora per far capire anche a chi ci ascolta per quale motivo, da dove deriva questa nostra certezza. Sostanzialmente, gli studi che io e te abbiamo letto, da chi l'ha commissionati, chi fa parte di chi ha redatto, diciamo, questi studi, e a questo punto anche per sapere poi qual è il problema e quanto tempo abbiamo davanti per poterlo risolvere.
Grazie Marco, grazie Federico e grazie a tutte e a tutti in linea che ci ascoltano e che parteciperanno alle domande. Sì, la consapevolezza, la parola centrale è essere consapevoli che abbiamo un problema drammaticamente serio, non difficile da superare, ma molto molto difficile da superare nei tempi dati dal sistema. Questo è il tema principale. Da dove deriva questa certezza? Deriva dalla scienza, dalla comunità scientifica globale. Il tema del global warming o riscaldamento climatico o emergenza climatica o surriscaldamento globale, chiamiamolo come vogliamo, è un tema che è noto addirittura da 1860. Le prime pubblicazioni scientifiche sono nel 1860 e dicono: cari signori, noi stiamo bruciando petrolio. Il petrolio è una fonte fossile che lega carbonio e idrogeno, bruciandolo ci regala un sacco di energia, ma quel carbonio si lega con l'ossigeno, perché qualsiasi processo di combustione altro non è che la formazione del legame chimico con l'ossigeno, l'ossidazione. Questa CO2 che mettiamo in atmosfera prima non c'era. Prima non c'era e quindi stiamo alterando la percentuale di CO2 in atmosfera. La CO2 in atmosfera svolge un ruolo importantissimo, che chiamiamo effetto serra, cioè aiuta a tenere caldo il pianeta. Se non ci fosse CO2 nell'atmosfera, noi avremmo delle temperature intollerabili, cioè eccessivamente calde ed eccessivamente fredde. La vita umana non sarebbe possibile, assolutamente. Il pianeta sarebbe 30 gradi più freddo in generale. E quindi l'effetto serra è fondamentale. Il problema è che noi lo stiamo modificando. È come se noi avessimo un piumino e stessimo mettendo le piume dentro il piumino. Questa evidenza scientifica c'è addirittura nel 1860, però era di carattere teorico sostanzialmente, nel senso che la quantità di carbone che è stato bruciato nel 1800, in un intero secolo, non era tale da cominciare a misurare effettivamente questo aumento. Questo aumento. Pensate che nel 1912 è stata fatta una stima molto precisa, molto molto precisa, che è riportata nel libro, di fra quanto tempo si sarebbe sentito cambiamento climatico e dopo quante emissioni si sarebbe sentito in maniera percepibile. E la misura percepibile è cominciata intorno al 1950 sostanzialmente. Pensate che nell'ultimo milione di anni le percentuali di CO2 in atmosfera sono sempre oscillate tra 180 parti per milione, cioè 0,018%, e 280 parti per milione, cioè 0,028%. Quando erano 180 parti per milione, erano ere glaciali. Quindi in Val d'Adige si aveva 500 metri di ghiaccio sopra la testa. Quando arrivavano e impiegavano decine di migliaia di anni, quando arrivavano a 280 parti per milione, in Val d'Adige si coltivava il vino, l'uva, e si faceva il vino. Nella storia della civiltà umana, cioè quando abbiamo cominciato da raccoglitori a cacciatori a diventare stanziali e contadini, quindi intorno ai 10-15 mila anni fa, questa grande rivoluzione che ha costruito la società moderna come la conosciamo è avvenuta in un lasso di 15.000 anni in cui le ppm, la percentuale di CO2 nell'atmosfera, è sempre stata 280 parti per milione. E questo ha consentito la civiltà come la conosciamo. Bene, era 280 parti per milione fino al 1790, la prima rivoluzione industriale. Con la prima rivoluzione industriale, quindi l'utilizzo del carbone, questa percentuale è cominciata leggermente pian piano ad aumentare. Quando io sono nato nel 1963, era 310 parti per milione, cioè avevamo già causato una modificazione da 280 a 310, cioè 30. Tenete sempre conto che tra un'era interglaciale e un'era glaciale fa 100 di differenza. Quindi, quando io sono nato, c'era già una modificazione pari a un terzo del delta tra glaciale e interglaciale. E oggi siamo arrivati a 430. Il problema, la Quindi, mia riflessione. nell'arco della mia vita si è fatta una differenza pari
alla differenza fra un'era glaciale e un'era interglaciale. Dimmi, Sì, su Federico. questo c'è una mia riflessione personale, che però possiamo anche questa rendercela comune. Cioè, la nostra generazione è una generazione che al momento della sua nascita, col primo vagito, ha respirato un'aria del pianeta chimicamente diversa in modo sistematico rispetto a quella che esaleremo quando lasceremo questo pianeta, questa valle di lacrime, come si suol dire. Ed è un problema che penso appunto è importante capire la velocità di quello che sta succedendo, no? Che questo è il tema che poi tu nel tuo libro, appunto, come l'urgenza di agire è il fatto che non abbiamo tempo. Io vorrei che appunto parlassimo un po' su questo. Quanto tempo abbiamo per poter fare quello che dovremmo fare? Cioè, perlomeno bloccare a questo punto, poi vedremo come l'anidride carbonica e riportarla a valori, a perlomeno tenerla fissa in modo tale che la temperatura non aumenti oltre un limite che poi eventualmente tu ci preciserai meglio. Qual è la temperatura su cui Eccolo possiamo sperare di... qua. Allora, scusate, termino il discorso di prima giusto perché ci colleghiamo direttamente. Vedete, questa è una scala semilogaritmica, questi sono gli ultimi 3 milioni di anni. Questa oscillazione è l'oscillazione della CO2 nell'ultimo milione di anni, tra 180 e 280, e queste sono le oscillazioni di temperature esattamente sincrone. Questi in forma dilatata sugli ultimi 2000 anni, vedete, quando si dice che nel Medioevo erano diverse temperature, una grande sciocchezza, sempre parliamo del nulla, peanuts. E oggi invece siamo qui in quanto le emissioni sono arrivate qui. Quindi il pianeta non aveva questa temperatura da 3 milioni di anni. Bene, andiamo a quello che diceva Federico. L'affermazione, una delle affermazioni che mi ha colpito di più del Summary for Policymakers, sesto rapporto IPCC, quindi la voce della comunità scientifica mondiale, perché non è vero che la comunità scientifica mondiale è frammentata su questo tema. La comunità scientifica mondiale è al sesto report dell'IPCC, ogni report è stato curato da 2000 scienziati, ognuno dei report è stato curato da 2000 diversi scienziati scelti dai 195 stati, che hanno compito non di dire l'opinione di loro 2000, che sarebbe già tanta roba, ma hanno l'obiettivo, cioè l'ONU li incarica, di studiarsi tutte le pubblicazioni scientifiche pubblicate negli ultimi 5 anni sull'argomento. Sono tante. Negli ultimi 5 anni sono state 14.000. Se le leggono tutte 14.000, le discutono fra loro 2000, prendono solo ciò che è ampiamente condiviso all'interno di queste pubblicazioni e ne fanno il bignami. Il bignami in realtà è un tomo di diverse migliaia di pagine, che però ha in cima al tomo una ciliegina che si chiama Summary for Policymaker, la cui traduzione letterale è Sintesi per i decisori politici. La traduzione veronese è Tagliare giù grosso il salame, cioè 5.000 pagine, te le traduco in 30 pagine su cui non si può, che sono semplici, chiunque possono capire. Non è facile. Bene, di queste pagine, queste 30 pagine, sono suddivise in 14 affermazioni e 63 sottoaffermazioni. Ce n'è una che io amo particolarmente, che è la D11. Ve la mostro in formula. È l'unica formula che c'è in tutto il report. Vediamo se riesco a condividere. Ah no, sono già in condivisione, Ah, sì, scusate. la temperatura. Scusate, col doppio schermo. Questa formula dice che il sistema in primissima approssimazione lineare, sistema termodinamico, climatologico del pianeta, è molto complesso. Ma diciamo che finché non scattano alcuni tipping points, cioè alcuni punti di crisi, di rottura del sistema, che tra parentesi stanno già scattando, il sistema si comporta in maniera lineare. Vedete questa equazione lineare? C'è un uguale in mezzo, c'è un membro a destra e un membro a sinistra. Il membro a destra, altro non è che la somma dal 1850 in poi, all'anno iesimo, all'anno futuro, all'anno ieri, non importa, all'anno, a un certo anno, di tutte le emissioni CO2 espresse in gigaton, che sono miliardi di tonnellate, diviso 1000 per 0,45. Il numero che viene fuori a questa relazione è
la prima approssimazione che possiamo fare è del global warming, del surriscaldamento globale. Tradotto in esempio, dal 1850 al 2021, che è l'anno di pubblicazione di questo report, sono state emesse 2.400 gigaton. Se faccio 2.400 gigaton e le divido per 1.000 fa 2,4, per 0,45 fa 1,3, che è esattamente il global warming che abbiamo. Perché è così, mi ha colpito così tanto? Io da quando l'ho tradotta, io l'ho letta, è una frase di 3 righe, l'ho letta migliaia di volte e ogni volta rimango stupefatto. Perché questa semplicissima relazione ci dice 3 cose fondamentali. Primo, che una tonnellata emessa nel 1900 e una tonnellata emessa nel 2022 fanno lo stesso effetto. Quindi il global warming che abbiamo oggi è la somma di tutte queste tonnellate. Questo è importantissimo. Perché questo vuol dire che finché continuiamo ad aggiungere anche solo una tonnellata, il global warming non si stabilizza. Quindi questo vuol dire che per fermare il global warming bisogna arrivare a zero. Ma significa pure che questa è una cancrena. Per spiegare un po' meglio questo termine, questo argomento. Allora, beh, guardate il mucchio, la relazione di destra, come se fosse un mucchio di sassolini. Ogni volta che aggiungo una gigatonna, aumento la temperatura. Quando arriverò a non emettere in un anno nulla, che è il nostro obiettivo, la temperatura dovrebbe stabilizzarsi. Però sempre a 1,5 gradi in più di quello che abbiamo Questo è inventato nel chiarissimo, 1960. è una cancrena, è come una cancrena alla gamba. Taglio presto, perdo piede. Aspetto, taglio ginocchio e poi sale. Cioè non è che ricresce la gamba dopo. Quindi quello che abbiamo fatto, principalmente la mia generazione, dai 310 ppm ai 430 ppm, ce lo cucano le prossime 500 generazioni, si stima grosso modo, alcune centinaia di generazioni. Per non peggiorare la situazione in cui già siamo finiti con uno più, con più 1,3, che poi a suolo vuol dire il più 2,3 che stiamo vivendo in Italia e in Europa, perché gli oceani ci stanno tenendo un po' più fresco, diciamo. Quindi, come minimo, quello che abbiamo causato sarà così per i prossimi migliaia d'anni. Ma continuerà a aumentare finché emetteremo. Noi dobbiamo arrivare a zero. Quanto tempo abbiamo? E vengo alla domanda di Federico, scusate, l'ho presa larga, ma perché è un tema complicato questo. Quanto tempo abbiamo? Non è un fattore di tempo, è un fattore di quanta CO2 mettiamo. Se continuiamo a emettere 50 gigaton l'anno, come stiamo emettendo adesso, 50 di CO2 equivalente, la CO2 è 35-36 più o meno, ma poi c'è il metano libero, ci sono altri gas, insomma. Se continuiamo a emettere come adesso, 50, nel giro di 5 anni arriviamo a 1,5 gradi. Perché basta invertire la formula. Se io qui a destra scrivo 1,5 posso calcolare il gigaton. Se scrivo 2 posso calcolare il gigaton. Ma scusate, lo vediamo subito. Ecco, questo è la tabella di sintesi dell'IPCC, è il carbon budget residuo. Cioè noi non abbiamo un tempo residuo, abbiamo un carbon budget residuo. Cioè se noi vogliamo stare in 1,5 gradi, che vedete qui a sinistra, riuscite a leggere perché sono Vede, numerini piccoli. Okay. si vede. Se vogliamo stare in 1,5 gradi, se vogliamo avere il 50% di probabilità di stare in 1,5 gradi e il 50% di sforarlo, possiamo emettere 500 gigaton. Peccato che questo è riferito a gennaio 2021. Da gennaio 2021 abbiamo emesso 150, quindi ce ne rimangono 350. Ne stiamo emettendo 55 l'anno, fa 6 anni. Quindi se vogliamo stare in 1,5 gradi, abbiamo due soluzioni molto semplici. La prima è fare 6 anni come adesso e poi andare nelle caverne, cioè fermare la civiltà umana. Ma si pone un problema di sovrappopolazione delle caverne, evidentemente, non ce ne sono abbastanza buchi per 8 miliardi. Oppure possiamo azzerare in 12 anni, che è il doppio, mandando giù linearmente.
Perché l'area carbon budget che mettiamo, se vado giù linearmente, cioè se ogni anno diminuisco del 10%, l'area, il carbon budget residuo è l'area che mettiamo, sarà 55 per 12 diviso 2, perché è un triangolo. Senti Non Marco, c'è se vuoi un tornare alla visione. Aspetta che ve lo faccio vedere, questo, eccolo qua. È d'accordo, sì. Questo non è mio, è di ricercatori, ma è una stima molto semplice da fare. Fa vedere l'aumento delle emissioni di CO2 fino al 2022. Vedete, siamo a 42 gigaton di CO2, ma appunto poi c'è il metano, siamo quasi a 60, così date tutto. Vedete questa V qua, questa buca? Cos'è? Il Covid. Si immaginava. Quando abbiamo chiuso l'umanità, metà umanità in casa, le emissioni sono diminuite di questa quantità qua. Però non mi sembra che sia diminuita la concentrazione, no? Mi confermi? E No, perché la concentrazione rimane quella, è sempre legata da la quelle carbone conferma di quello stabilite da che questa di dice. qua. Proprio la Esatto. conferma di quello che sta dicendo, perché poi me la sono andata a guardare, perché poi anch'io, come dire, seguo tutti i giorni, non tutti i giorni, comunque frequentemente, l'andamento a Mauna Loa, no? Cioè questo osservatorio in mezzo al Pacifico che misura giorno per giorno l'andamento dell'anidride carbonica. E dopo il Covid, ma insomma, visto che oggettivamente ci siamo dati una calmata a tutti, cos'è successo? No, sono sempre lì. Va bene. Quando, se un anno, per assurdo, se un anno si azzerasse, la concentrazione si ferma quell'anno lì. Sistema E stabile. poi, appena riprende a mettere una tonnellata, torna a salire. Se io però Quindi questo. ti chiederei passare 1,5 gradi sembrano pochi, e quindi passare da 1,5 a 1,7 sembra ancora meno. Non c'è la percezione di quale problema possa creare un aumento di temperatura di questo così piccola, no? Perché oggettivamente è un grado. Cioè, cosa ci puoi dire su questo? Se puoi togliere però, se vuoi tornare allo schermo intero, forse è meglio, così non Sì. Eccolo distinguiamo chi ci sta seguendo. qua. Molto, molto semplicemente. Tenete conto che un grado e mezzo, che un grado e tre, è la media del bollo di Driussa tra gli oceani che hanno una grande capacità termica, quindi si stanno scaldando più lentamente, e i suoli che si scaldano più velocemente. Quindi già 1,3 vuol dire 2,3. Ed è quello che abbiamo subito e sentito nelle ultime estate. Secondo aspetto, tenete presente che quell'aumento di temperatura sta cambiando completamente la climatologia sostanzialmente. E quindi abbiamo in atmosfera una quantità di energia molto, molto maggiore che si esprime attraverso nubifragi, e ne abbiamo tutti esperienza, ne abbiamo ormai uno all'anno. E lunghi periodi di siccità. Quindi abbiamo più umidità in atmosfera, ma più che si scarica a terra in maniera molto molto diversa. Quindi abbiamo quattro fenomeni tipicamente di eventi estremi, che sono le ondate di calore, abbiamo visto le morie anche di persone, ma di mandrie intere in giro per il pianeta, abbiamo visto gli incendi. Il secondo fenomeno è la siccità, e la siccità che l'IPCC chiama siccità agricola e biologica. E poi abbiamo i nubifragi, la siccità e le ondate di calore. Questi eventi qui vanno a aumentare con il global warming sia nella loro intensità che nella loro frequenza. Fate conto così per avere un'idea della differenza fra un grado e mezzo e due, con un grado e mezzo l'IPCC stima una carenza idropotabile in Europa per il 18% della popolazione. Con 2 gradi stima un'insufficienza idropotabile per il 54% delle persone. 54%, stiamo parlando non dell'Africa, dell'Europa stiamo parlando. E quel 18 e quel 54, detto sottovoce, siamo noi, non sono gli inglesi, per capirci. Sono gli spagnoli, i greci e gli italiani, ecco, cioè la parte, soprattutto la parte meridionale. In più ci sarà un fenomeno in Europa ancora più forte di drammatizzazione degli eventi estremi, perché avremo il nord Europa che si raffredderà per la diminuzione della corrente del Golfo, che ha già perso il 20% della sua Parla un potenza. po' questa perché non credo che tutti abbiano un'idea di cosa sia la corrente del Golfo. La corrente del Golfo.
Tutti gli oceani hanno delle grandi correnti sottomarine che trasferiscono il caldo e il freddo tra le diverse aree del pianeta, esattamente come le perturbazioni trasportano in aria. Tutto il nord Europa, quindi l'Inghilterra e tutta la Scandinavia, sono abitabili perché sono scaldate dalla corrente del Golfo, che si scalda nel Golfo del Messico, per quello si chiama corrente del Golfo. Questo meccanismo di trasporto dell'energia sta rischiando il collasso. L'IPCC stima che rischi il collasso nella seconda metà di questo secolo, ma già adesso è indebolita. Quindi noi avremo l'Europa del Nord raffreddata e l'Europa del Sud africanizzata, delta termico elevatissimo tra queste due zone e quindi sostanzialmente eventi estremi, inondazioni, nubifragi. Ma lo stiamo già vivendo, cioè non sto parlando di una teoria, stiamo parlando di una cosa che abbiamo sotto gli occhi tutti. La Romagna dell'anno scorso, Verona e Vicenza spesso, la Toscana, cioè. Quindi mi pare che adesso chi ci ha seguito, chi ci seguirà, insomma, forse avrà capito perché sia io e te, come dire, siamo preoccupati di come stanno andando le cose. Quindi il problema allora è qual è? Come azzerare le emissioni? Perché quindi l'obiettivo è quello, azzerare in tempo breve le emissioni, quindi non bruciare più combustibili fossili, no? E questa poi la scelta. La domanda è come farlo e come farlo in tempi brevi. È esattamente questo. Noi, se non avessimo un problema di tempo, la soluzione ideale sarebbe quella che dice Bill Gates nel suo libro: passiamo alle rinnovabili, tutto, nel tempo che serve. In 50 anni, in 70 anni lo possiamo fare. Il problema è che se noi passiamo tutte le rinnovabili in 50-70 anni, arriviamo come delle rane fritte. Questa è la realtà. Noi dobbiamo stare dentro quel triangolo, quella discesa, l'avete vista. Per far questo non possiamo agire solo con una leva, dobbiamo agire su tre leve contemporaneamente. Questo non lo dico La teoria dello io. sgabello con tre gambe, che è molto carina. Anche Sì. perché non sapevo il gabello con tre gambe, qualunque sia la lunghezza della gamba. Questo però è anche bella questa cosa Dai, che vedo che hai studiato. dici. Poi Eccolo qua. è un normale sgabello a tre gambe, però dentro appunto queste gambe dici Lo che cosa. sgabello, uno sgabello a tre gambe, se segate le gambe di qualsiasi lunghezza volete, sta sempre in equilibrio, mentre una sedia balla se non ha le gambe di lunghezza uguale. Lo sgabello, infatti, è una struttura isostatica e la sedia è una struttura iperstatica. Ecco, Andiamo a noi. e veniamo a noi. Perché tre gambe? Sono le tre cose su cui possiamo scaricare l'onere della transizione energetica. Ci togli lo sgabello, l'abbiamo capito, scusami Marco. Scusa. Ci togli lo sgabello, perché l'abbiamo Sì, capito. tolgo lo sgabello. Io lo Preferisco sgabello. che ci vediamo, io e te. Ecco. Allora, la prima gamba dello sgabello è quella che io ho chiamato, ma ha tanti nomi, che io ho chiamato moderazione energetica. C'è chi la chiama modestia, chi la chiama essenzialità, chi la chiama decrescita felice, chiamatela come volete. Senso delle cose, darsi una calmata. Noi almeno nei paesi a economia sviluppata usiamo una quantità di energia mostruosa. Come ho cercato di spiegare in appendice, Federico, non credo ci sei ancora arrivato, ma poi tu queste cose sai benissimo. Una persona media in Italia, grosso modo, solo per il suo consumo, cioè la casa, andare a lavorare, queste cose qua, consuma in media 23.000 kWh all'anno, cioè è un numero, 23.000 kWh all'anno, sì, è un numero mostruoso. Tenete conto che il kilowattora è la quantità di energia che serve a portare con una teleferica immaginaria una quintale, due sacchi di cemento, da Courmayeur alla cima del Bianco. Quindi questo dà l'idea. Quindi, e noi ne consumiamo una sessantina al giorno. Ma perché? Perché l'energia che noi consumiamo, innanzitutto, è estratta in paesi che non sono i nostri. Arriva attraverso dei tubi e attraverso un gas che è incolore, arriva direttamente nelle case con le prese elettriche e con il fornello del gas e la caldaia. Cioè, non ha impatto, non è come quando andavamo a tagliare la legna fuori, che ce ne accorgevamo di quando le usavamo. E questo è un problema serio, il fatto che noi non vediamo e non ci accorgiamo di quanta energia La utilizziamo. percezione di quanta energia ci serve per fare le L'energia cose. non si vede, l'energia non si vede. Ecco,
Allora, moderazione vuol dire darsi una calmata, nettamente. Questo è il problema, secondo me. La seconda, e può essere o una scelta etica o una coercizione. Quando il dottore ti ordina di metterti a dieta, cioè non può mettersi a dieta perché glielo chiede la moglie, perché vuole essere più in forma o perché lo obbliga il medico. Cioè, può essere una scelta etica o una coercizione. Però è un passo necessario, cerco di spiegarvi perché. La seconda gamba, invece, è efficientare. Efficientare non implica un sacrificio. Efficienza e efficientare significa avere lo stesso benessere energetico, energy services in termini tecnici, godimento energetico, lo chiamo io, usando meno energia primaria. Come posso avere lo stesso godimento energetico usando la meno energia primaria, usando macchine più efficienti. Sostanzialmente questo, apparecchi più efficienti. Quindi, che so, un'auto elettrica invece che un'auto a combustione interna perché ha il triplo di efficienza, una pompa di calore invece che una caldaia perché ha il quadruplo di efficienza, un'automobile che mi porto ugualmente in giro ma che pesa di meno magari che non un SUV, così via. Anche isolare Mentre la dove abitiamo, per esempio, un altro esempio pratico, Certo, quindi mentre la prima gamba attiene a diminuire l'energy services, il godimento energetico, la seconda gamba è avere lo stesso godimento energetico usando meno risorsa primaria. La terza è sostituire tutte le fossili con le rinnovabili. Allora, perché accennavo a Bill Gates prima? Perché se voglio fare tutto con la terza, ho bisogno di 60, 70, 80 anni. Il mio grafico scende più lentamente e arriviamo a 5 gradi. La moderazione, quindi darsi una calmata, scusate il termine, è una cosa che agisce immediatamente. Persino le rinnovabili hanno bisogno di tempo perché devo triplicare gli stabilimenti con i quali costruiamo gli impianti eolici e fotovoltaici, hanno bisogno di un tempo di installazione. È vero che sono le tecnologie più veloci in assoluto, cioè se confrontiamo il montaggio di un impianto eolico, di un impianto fotovoltaico, a una centrale termoelettrica non c'è confronto, una centrale termonucleare ancora di più. È veloce, ma non è veloce come diminuire i consumi mettendo una norma che dica, che so, 110 all'ora in autostrada o mettendo un limite ai pesi delle automobili o cose di questo tipo. Quelli agiscono immediatamente, nel momento in cui lo decide, lo è. Però Diventare sai qual è il problema? vegetariani o diminuire il consumo di carne agisce immediatamente. Però il problema è che noi siamo stati abituati a consumare, perché più consumiamo e più siamo belli, come dire, la pubblicità questo ci dice sostanzialmente. Quindi, come dire, e non credo che sia un problema soltanto di noi occidentali, insomma, dei paesi avanzati, è un problema che sta coinvolgendo tutti, quanti siamo, i miliardi di uomini che, i sapiens, come anche a me piace dire, sulla Terra. Quindi questo vedo che sia il problema più forte, che noi poi abbiamo un problema politico e culturale sostanzialmente, no? Tu scusami, oltre a questo concetto delle gambe, aggiungevi anche quelle le 27 azioni da fare, che a me Sì. ha colpito, perché sono azioni che ognuno di noi può fare giorno dopo giorno, no? Puoi farcene un esempio, perché entriamo un po' appunto nel dunque. Insomma. Mi pare importante che Se questa mi cosa. permetti, Federico, c'è un intervento in chat che è centratissimo, che dice, lo leggo, di MO, che il rischio di puntare troppo sull'efficientamente è quello del paradosso di Jevons. È esattamente così. Cioè, la gamba è moderazione. È fondamentale per due motivi. Primo, perché agisce immediatamente. Secondo, perché se non mettiamo questa gamba, cioè non mettiamo la consapevolezza, man mano che facciamo efficienza, tendiamo a consumare più energia, che è il paradosso di Jevons, scoperto ancora alla fine dell'Ottocento. Era un ingegnere che progettava macchine a vapore. Si Sì. rendeva conto che ogni volta che c'era una macchina aumentava l'efficienza, non diminuiva il consumo di carbone. Ne mettevano due invece di Va di uno. più. E perché siamo fatti così? Pensate che gli ingegneri meccanici hanno migliorato ulteriormente i motori a combustione interna delle automobili. I risultati è che abbiamo inventato i SUV, che consumano di più perché sono più grossi. Quindi ci siamo fumati, perdonate il termine, l'efficientamento per un'assenza di consapevolezza. Per questo le tre gambe vanno mediate. E torno al discorso della lunghezza. Perché possono avere lunghezza diversa. Cosa sottintendo con questo? Sottintendo il fatto che
La decisione di quanto puntare su ciascuna di queste tre è una scelta in qualche misura politica, è una scelta collettiva, perché se discutiamo fra 10 persone, probabilmente ognuno vorrebbe modificare un pochino ricetta, chi vorrebbe un po' più di rinnovabili perché non vuole fare tanti sacrifici, chi invece è disposto a fare più sacrifici perché è più consapevole, però vorrebbe meno impianti a terra, eccetera, eccetera, e chi punta sull'efficientamento perché trova che sia etico scaldare delle case che sono dei colabrodi dal punto di vista energetico. Ecco. Scusa, torniamo a quello che dicevi, dalle tre gambe, da queste tre strategie, chiamiamole, ho delineato delle linee di azione, tre per ciascuna gamba, e ho descritto tre strumenti per ciascuna linea di azione, la matematica del numero 3. 3 alla terza fa 27. Quindi io descrivo gli ingredienti base della transizione energetica grazie a questi 27 strumenti elementari. Dare qualche esempio di questi 27? Sì, beh, nel campo delle rinnovabili i 9 strumenti sono il fotovoltaico sui tetti, il fotovoltaico delle comunità energetiche e il fotovoltaico utility scale a terra. Nell'eolico sono... Noi siamo molto interessati alle comunità energetiche come istituto, stiamo cercando di promuoverle con qualche difficoltà. È uno dei 27 strumenti base. L'importante è essere consapevoli che servono tutti e 27, servono tutte e tre le gambe, servono tutti e 27. Faccio un esempio concreto anticipando una parte che viene più avanti, ma è evidente che la comunità energetica... Allora, facciamo qualche paragone, per esempio. Prendiamo il fotovoltaico. Il fotovoltaico a terra ha uno svantaggio, occupa suolo, non consuma suolo, occupa suolo. Però ha un vantaggio, costa molto di meno del fotovoltaico sul tetto. Perché se facessero tutto fotovoltaico sul tetto, costerebbe tutto più del doppio l'energia elettrica. La comunità energetica rinnovabile ha un ulteriore vantaggio, quello che è prevalentemente sul tetto, ma non solo. Ma mette insieme risorse diverse, chi ha il tetto, chi ha i soldi e chi ha consumo. E quindi abilita più tetti. Però il fotovoltaico da solo non ce la può fare, perché d'inverno non fa un apifero. Mentre l'eolico fortunatamente fa più d'inverno che di estate e noi di energia ne consumiamo più d'inverno che d'estate. Quindi serve l'eolico. L'eolico, il primo eolico da fare, primo in termini concettuali, non di tempo dobbiamo fare tutto rotto di collo, è il repowering dei impianti esistenti. Quindi creare le normative che renda più facile dal punto di vista normativo, non servono soldi. Noi abbiamo bisogno di regole semplici. Intervenire sugli impianti già esistenti, repowering, questo vuol dire Certo. facendoli in quale modo, diciamo, più. Mettendo, adesso semplifico al massimo, un terzo degli aggiornatori del doppio di potenza. Allora, mettendo un terzo degli aggiornatori col doppio di potenza, quel terzo lì col doppio di potenza, raddoppio, faccio quasi 3 volte tanto di energia. Dobbiamo rottamare e quindi in qualche modo penso riciclare un bel po' di generatori eolici, no? Questo è l'altro problema che si pone, giusto? Adesso non so se Ma questo sì, aspetto. ma è difficilissimo anche quello, ci si mette anni anche quello con le normative attuali. Quindi il repower, vedete, tre fotovoltaici, repowering dell'onshore eolico, nuovo onshore e offshore, che in Italia potrebbe essere solo galleggiante, perché noi purtroppo abbiamo dei fondali profondissimi. Interessante questo fatto del galleggiante, no? Mi pare che parlavi positivamente, quindi se ce lo puoi Sì, raccontare un po' meglio, però che vuol dire? attenzione agli strumenti di distrazione di massa. Quando si dice facciamolo offshore galleggiante, facciamolo sempre a 30 km da costa, non abbiamo messo a fuoco che questo non è ancora possibile con le tecnologie attuali. Cioè, la nostra mente funziona in questa maniera. Hai un problema? No, non è vero. Non sono io, è un altro che ha un problema, non ce l'ho. Hai un problema? Sì, ma non è un problema grave. Hai un problema? Prendi questa medicina? No, vado dello stregone. Cioè, questo è come ragiona il nostro cervello quando, per esempio, viene informato del fatto che c'hai un brutto male, per esempio. Funziona così. Noi ci stiamo comportando così con l'emergenza climatica. No, non è vero. Non è causa dell'uomo.
sì, a causa, ci sono sempre state, sì, a causa dell'uomo, però non ci possiamo fare niente, non è grave. Sì, è causa dell'uomo, è grave, ma non ci posso più fare niente. Sì, devo fare qualcosa, ma non lo faccio con le tecnologie attuali, lo faccio con delle altre che sono più meglio. Peccato che quelle più meglio non ci sono. Marco, su questo tu parli di un'ecodittatura, se non ricordo male. È una frase forte, insomma, specie per l'altro in questo clima che post-elettorale che stiamo vivendo. Puoi spiegarcela un po' questa cosa? Perché poi mi pare che poi il tema che tu dici è questo: dobbiamo fare le cose, farle bene, farle velocemente, però poi ci sono anche interessi contrapposti. Penso che appunto sta via sull'eolico. Io, peraltro, sono d'Italia Nostra, quindi ho cercato anche di contrastare, insomma, questa. Quanto la mia associazione era contraria a tutti gli impianti eolici. Io me le sono andate anche a cercare anni fa perché volevo vederli dal vero e sono andato in Inghilterra a vedere il mio primo impianto eolico ed è stato veramente uno spettacolo. Però ecco, diciamo anche vero che questi impianti in Puglia, no, dove sono uno dietro l'altro, veramente ammassati. Insomma, dà un senso anche un po' di angoscia, no? Vederli tutti insieme così. Ecco. Quindi su questa tua ipotesi dell'ecodittatura, chi sarà l'ecodittatore, insomma, tanto per capirci? No, io non è che spero che ci sia un'ecodittatura, ci mancherebbe altro. Però se dovessi scegliere tra l'estinzione dell'umanità e una dittatura temporanea, non avrei dubbi. Alcune cose si risolvono, altre no. Termodinamica non torni indietro. Sì, d'accordo. E non sto proponendo un'ecodittatura, Dobbiamo chiarisco. avere una consapevolezza Però... collettiva che non c'è, quindi penso quello sia il nodo poi che abbiamo, no? Assolutamente. La popolazione che di termodinamica, tanto per dire che un argomento è fondamentale per capirlo. Io, vabbè, non adesso, dico, il Sì. nostro problema è che non abbiamo fatto a scuola tanta fisica in quantità necessaria per capire queste cose di cui stiamo ragionando in questo momento. È proprio così, manca la cultura dei numeri. Vedete, senza numeri qualsiasi idea al bar vale come qualsiasi altra. Ma torniamo alla Puglia. Certe zone a Puglia fanno angoscia. Confermi. Fanno angoscia per gli impianti eolici mal progettati, messi in disordine estremo. Ma fa anche angoscia per gli ulivi che non ci sono più. Quindi Quella è una storia qui. non è un'altra storia, è sempre la stessa storia. È global warming. Sì, no, dicevo, non dipende dagli generatori eolici. No, no, quella colpa non ce l'hanno ancora. Dipende No, volevo dal capire. global warming. Allora, dobbiamo essere molto attenti al limite della crudeltà nel distinguere la malattia dalla cura. Allora, abbiamo una malattia che si chiama global warming e abbiamo delle cure che sono quei 27 pezzettini, che per me sono 27, l'Agenzia Internazionale dell'Energia ne ha elencati 400, ma non potevo fare un trattato come l'Agenzia Internazionale dell'Energia. Allora, ciascuno di quei 27, ciascuno, ha delle controindicazioni. Noi dobbiamo trovare il mix in quei 27 che mitighi le controindicazioni. Però, come ho risposto a una signora d'Italia Nostra, scusami Federico, ma mi hai provocato e mi è venuto in mente. Cercato Lei mi ha comunque. ascoltato 2 ore, poi ha detto ha ragione su tutto, ma io l'eolico non lo voglio vedere. E gli ho detto, signora, se lei avesse un tumore, lei la chemio vorrebbe discuterla e le controindicazioni a chemio, che sono significative, le vuole discutere col primario o col parrucchiere? Perché se li discute col parrucchiere, probabilmente lei con la chemio non la fa. Perché è una questione di gerarchia della gravità delle cose. Allora, quelli sono i 27 strumenti. Vediamo. No, non ce ne sono altri, perché se qualcuno parla della fusione, non c'è. L'offshore galleggiante a grandi profondità, non c'è. Gli small reactor non ci sono. Cioè, noi la transizione energetica dobbiamo farla con i prodotti da banco. Cioè, la migliore tecnologia del mondo, per esempio, l'ondoso, il moto ondoso, è una tecnologia straordinaria, ma ci metterà 40 anni per me diventare da banco. Come il fotovoltaico ci ha messo 50 anni a diventare un prodotto da banco. Quando l'abbiamo inventato per andare sulla Luna, erano gli anni 60, costava 1.000 volte più di oggi.
per subire quel processo che si chiama di maturità tecnologica, con cui i costi si abbassano, i livelli di produzione diventano numeri molto elevati e quindi significativi per fare la transizione, qualsiasi tecnologia ci mette 50 anni. Se la fusione ci fosse domani, prima di riuscire a fare un prodotto a banco, passano altri 50 anni. Con la dinamica dei tempi che abbiamo detto noi all'inizio, 6 anni facendo così, o 12 facendo così, noi la transizione dobbiamo farla con i prodotti da banco. E pensate, e sono stime dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, non mie, se volete poi li guardiamo, le curve che presume. L'Agenzia Internazionale dell'Energia dice che l'80% di energia verrà fuori da eolico e fotovoltaico. A net zero, cioè quando arriveremo a zero, sarà 80% eolico e fotovoltaico. Ma per arrivare a quell'80% di tempo utile, bisogna che quintuplichiamo non l'installato, gli stabilimenti di produzione, che sono già tantissimi. Sono già tantissimi. Quindi questa escalation di volumi va costruita. Allora, torniamo al discorso dei numeri da bar. Chiunque può dire quello che vuole. Le emissioni che facciamo in Italia, le sappiamo, sono 400 milioni l'anno. Punto. Chiunque prende 27 strumenti e faccia la sua proposta di mix. Ma ci sono dei mix che stanno in piedi come dei mix che non stanno in piedi. Allora, prima abbiamo detto che un mix solo rinnovabile non sta in piedi, serve anche la moderazione e l'efficientamento. Analogamente, se andiamo sulla gamba dei rinnovabili, non si può fare 100% fotovoltaico, come non si può fare 100% di eolico, perché se no non ce l'hai d'estate, se no non ce l'hai d'inverno. E così via. Quindi, per ciascuno strumento bisogna individuare i numeri, metterli insieme e poi fare quello che ho fatto io nel capitolo 4, cioè andare a dimostrare che ogni giorno, ogni ora dell'anno avrai l'energia necessaria. E Questa è la parte più questo è il interessante problema. e mi sembra importante. Tra l'altro, No, anche il discorso delle CER in qualche modo, no? Su questo che stai dicendo. Cioè, come la comunità poi si regola in base alla disponibilità di energia che ha a disposizione quel giorno, no? sì, tenete presente che il fotovoltaico sui tetti, che sarà il principale strumento del CER, è uscito uno studio molto interessante dell'ENEA che ha censito tutti i tetti italiani con un Geographic Information System e ha stimato quanti sono abilitabili al fotovoltaico, giungendo alla conclusione che sono 300, che sono il 30%, e che questi potranno fornire quindi qualcosa come 80 terawattora all'anno, che è grosso modo un quarto del fotovoltaico di cui necessitiamo. Cioè, cultura dei numeri, perché se no ci troveremo sempre comitati che dicono l'eolico no, facciamo il fotovoltaico, poi il comitato che dice fotovoltaico però non a terra, sui tetti, però non nei centri storici, solo nei capannoni e così via. Non arrivi a niente. Peanuts. Peanuts. I numeri nella, scusate, uso il termine ricetta pensando alle ricette di cucina, cioè il banco, i 27 strumenti, le proporzioni che scelgo per fare la torta, no? Nella ricetta, cioè nel master plan della transizione energetica che propongo nel capitolo 4, metto insieme tutti questi nelle proporzioni che secondo me sono corrette tra questi 27 strumenti, corrette, cioè sono tanti di corrette, quelle che secondo me consentono di arrivare a zero col carbon budget residuo più piccolo, diciamo, e a un costo accettabile. E poi vado a dimostrare che tutte le ore dell'anno c'è l'energia. Perché? Perché se non facciamo così non ne veniamo a capo. Ecco. Quella è una parte del libro un po' impegnativa, cioè mentre le prime 150 pagine, che di per sé sono un libro già da sole, sono per chiunque voglia prendere consapevolezza del problema e degli strumenti di soluzione, e quindi farsi la sua idea di come fare la transizione energetica, nel capitolo 4, che è di 100 pagine, esprimo il mio progetto di transizione energetica e lo offro all'istituzione perché venga dibattuto sostanzialmente. Piano giusti, mi pare quello che l'ho definito. Sono un po' troppo, ma insomma, dai. Sì, no, no, però è interessante. Su quello, però, ti volevo chiedere perché mi ha molto colpito quello quando parli dell'auto elettrica, no? Perché poi uno dei punti che tu dici passare tutto l'elettrico, no? Questo, vabbè,
Puoi anche magari spiegarlo perché è importante e perché appunto è decisivo che spegniamo tutte le combustioni. Poi ne parleremo in parte, ho trattato anche il biometano, magari ne volevamo parlare poi dopo. Quindi quello che mi aveva colpito era appunto il passaggio dell'auto a combustione interna all'auto elettrica e questo è un uso intelligente delle batterie, no? Che poi è anche l'altra cosa che spesso viene criticata, no? Abbiamo tutte queste batterie, cosa ce ne facciamo? Il tuo ragionamento che hai fatto su quando, appunto, cosa farne, quante macchine elettriche abbiamo bisogno, anche questo mi pare un ragionamento interessante, meritevole adesso di approfondirlo, e poi a questo punto qual è l'uso intelligente, a seconda delle situazioni, delle batterie, ora, l'ora della carica dell'auto è così importante, come vedi l'ho letto il tuo libro, so già la risposta, ma mi farebbe piacere che tu la raccontassi a chi ci segue. Sì, allora, elettrificazione dei consumi finali si chiama, vuol dire dotarsi di apparecchi elettrici perché hanno efficienza tripla. Allora, dicevamo, motore elettrico, un'automobile con un motore elettrico consuma un terzo di energia primaria di un motore a benzina, sostanzialmente. Fare gli stessi di percorso, non gli stessi Quindi, chilometri. allora, ma noi non potremo neanche usare la benzina, quindi dovremo alimentarlo con qualcos'altro. Allora, se faccio confronto con un'auto a combustione interna alimentata con dei biocarburanti, il confronto diventa schiacciante. Adesso spero di non sbagliare i numeri, ma diciamo che se metto un ettaro fotovoltaico, ci sta più o meno un megawatt, genera più o meno 1,3 gigawattora, che sono quindi 1.300.000 kilowattora. Se ogni kilowattora mi consente di fare 6 chilometri, arrivo a 10 milioni di chilometri. Se faccio 10.000 chilometri all'anno con un'automobile, quindi posso girare con 100 automobili. Qui un ettaro mi fa girare 100 automobili. Se io quell'ettaro lo metto a colza, con l'olio di colza faccio il biodiesel. Invece di 100, scusate, mi sono perso, ho perso il numero di prima, 1,3 gigawattora, che è 1,3 milioni di kilowattora, per 6 fa 10 milioni di kilowattora, per 10.000 fa 1.000 auto. Se metto a colza, lo trasformo in biodiesel e faccio girare le auto, ne faccio girare 10 invece di 1.000, se non metto in conto il gasolio usato dai trattori. Se metto in conto di utilizzare parte di quel biodiesel per fare girare i trattori, non faccio girare neanche un'auto. Quindi questo esempio molto semplice ci dice due cose. Primo, che dobbiamo elettrificare perché il vettore elettrico, gli apparecchi che utilizzano il vettore elettrico sono più efficienti. Il motore elettrico è 3 volte più efficiente o 4 volte più efficiente di un motore a combustione esterna, interna. Secondo, che siccome tutto dovrà provenire dalle rinnovabili, al net zero, e quindi dal sole, dal vento e per quel che può dall'idroelettrico, quell'energia elettrica lì va usata direttamente. Cercare di generare un biocombustibile, che può essere la legna, può essere l'olio di colza, il biodiesel o quant'altro, per far andare un motore a combustione interna, è una follia. Ma risulta ancora più evidente se lo pensiamo di quell'ettaro metterlo a pioppi, con i pioppi alimentare una macchina a vapore. Perché si può fare anche questo. Andiamo ancora giù con l'efficienza e andiamo ancora giù sulla capacità dei pioppi di catturare, rispetto alla colza, di catturare l'energia solare. Quindi, questo è l'esempio più complicato da capire. Poi c'è la pompa di calore. La pompa di calore c'è un COP 3,5 o 4 invece di un rendimento caldaia che è 0,8. E poi c'è il fornello a induzione. Il fornello a induzione ha un rendimento, un'efficienza doppia di quello di un fornello a gas e così via. Quindi elettrificazione è la strada maestra. Non è solo pompa di calore, però, se come funziona, perché anche questo non credo che sia, come La dire. pompa di calore sono quelli che noi chiamiamo condizionatori. Sapete che i condizionatori, macchina sul balcone, split in casa. Cosa fanno?
per raffrescare la casa. Sottraggono calore alla casa e la buttano fuori in ambiente più caldo, quindi fanno andare il calore in salita, per quello si chiama pompa, perché evoca la pompa che fa andare l'acqua in salita. Analogamente d'inverno, quando la casa è più calda dell'esterno, sottraggono il calore dall'esterno e lo portano all'interno. Fanno esattamente quello che fa un frigorifero, che è una pompa di calore. Immaginate togliere la porta finestra. Mettere apposta la porta finestra un frigorifero con la porta rivolta verso l'esterno e aprire la porta. Cosa fa lui? Cerca di raffreddare il mondo scaldando con la serpentina retrostante la casa. Questa è una pompa di calore. Perché ha un'efficienza che è 4 volte tanto? Perché non trasforma l'energia elettrica in energia termica, non funziona come una stufetta elettrica. Fa una cosa più intelligente, usa uno di energia elettrica per spostare in salita 3 di calore dall'esterno all'interno. Quindi quel che ti arriva in casa è 4, sostanzialmente, se il motore è in casa, ovviamente, se il motore di compressore è in casa, se no 3. Ecco, quindi sono due strumenti straordinari, ma veramente straordinari. Fornello a induzione è, oltre ad essere 1.000 volte meglio il fornello elettrico, del fornello a gas, non è come un fornello elettrico, ha un'efficienza molto molto migliore. È elettrico, ma ha un'efficienza molto maggiore. Basta fare la prova, il tempo per fare una pasta asciutta e la potenza necessaria a fare la pasta asciutta, si fa la prova molto velocemente, si vede che ha un rendimento più che doppio. Rispetto all'elettrificazione, penso che sia anche da aggiungere il fatto che passando dalla combustione all'elettrificazione si ha un netto calo, di fatto un azzeramento, specie se poi l'elettricità è prodotta da fonti rinnovabili, di una tutta una serie di emissioni tossiche, pericolose per la salute di tutti, insomma, con effetti che oggi abbiamo molto, molto pesanti. Quindi questa, come dire, questa rivoluzione a cui dobbiamo eventualmente porci, andare. Bisogna forse tenere conto anche di questo. Io volevo anche però ritornare al discorso che avevo accennato. Tu parli del fatto di mettere di 24 milioni di auto elettriche, no? Quindi anche questo mi pare una drastica riduzione delle auto circolanti. Poi, appunto, questa è la tua ecodittatura, dice, vabbè, lasciate la vostra macchina e andate a piedi, in bicicletta o col tram, cosa che peraltro concordo. Ma mi piaceva per questo tuo ragionamento. Intanto appunto la riduzione per quanto riguarda la mobilità, che manca un diritto da libertà, e l'altro mi ha molto colpito questa tua proposta di come si sceglie il luogo e l'ora in cui si carica la batteria, che ovviamente deve essere ricaricata regolarmente. Sì, allora innanzitutto l'idea non è mia, sia dell'Agenzia Internazionale di Energia, sia della Ricerca del Sistema Energetico Italiano, che indicano come una diminuzione del numero di automobili, un passaggio essenziale. Non ricordo esattamente il numero che ho messo nel libro, ma l'ho preso dall'RSE, dalla Long Term Strategy per l'esattezza, e quindi meno auto, quindi spostare dal trasporto privato al trasporto pubblico quanto più possibile, e questo mi sembra di buon senso. Diminuire il numero delle auto anche attraverso l'uso sharing delle auto condiviso, diminuire il peso delle auto, perché per portare in giro uno come me che pesa 80 kg, 85 kg, purtroppo, mi confesso, portarli in giro con una macchina che pesa 3.000 kg non ha molto senso, insomma, ecco, non ho... Ecco, poi c'è il tema di quando caricarla. Allora, parto, prendo lo spunto da una domanda che c'è in chat sulla compensazione stagionale. Vorrei mostrare un'immagine, se posso, vediamo se la trovo al volo. Prendo un'immagine europea, c'ho anche quella italiana, ma... Eccolo qua. E poi vengo all'ora di ricarica. Allora, questo qui, sì, questo qui è il grafico degli ultimi 12 anni di generazione europea, quindi il fenomeno non è solo in Italia, in tutta Europa, del solare, che è quello di sotto, e del vento, che è quello di sopra. Vedete, ogni estate
il solare dal minimo, in corrispondenza del minimo solare, c'è il massimo del vento. In ogni estate c'è il massimo del fotovoltaico, del solare, in corrispondenza del minimo del vento. Sono due ingranaggi che devono stare insieme. E insisto su questo perché... Scusa, quelle sono effettive dell'eolico solare europeo? Ho capito Sì, male? energia. Che Energia effettiva copertura che abbiamo privata. avuto anno dopo anno? No, mi avevo colpito l'aumento progressivo, ma era quello Ebbene, di... l'aumento di installato, quello, certo. Stiamo installando sempre più eolico e solare. Perfetto. Esattamente. E vengo al discorso accumulo stagionale e poi vengo al tema della batteria. Stiamo entrando nella parte più complessa del libro. Allora, accumulo stagionale. Ho dovuto anch'io mettere nei conti un pochino di accumulo stagionale, il meno possibile, perché l'accumulo stagionale è la brutta bestia della transizione energetica. È la brutta bestia perché ha dei costi pazzeschi. Cosa dobbiamo fare per accumulare per stagioni intere energia? Non possiamo certo usare batterie, cioè è impensabile, totalmente impensabile, perché sia per motivi di impatto ambientale che per motivi economici, cioè non posso prendere una batteria per fargli fare un ciclo all'anno. È come dire comprare un'automobile per andare a comprare le sigarette, ma neanche per andare a funghi una volta l'anno e tenerla ferma 360 è impensabile. Lo storage nelle dighe, nell'acqua nelle dighe, fornisce e potenzialmente fornisce qualcosa come il 2% del fabbisogno annuo. Quindi se noi riempissimo le dighe, pompando l'acqua grazie al fotovoltaico, abilitassimo tutte le dighe italiane al pompaggio, cosa che non è attualmente, ma che andrà fatto. E con l'energia fotovoltaica estiva caricassimo le dighe, avremmo stoccato lì il 2%, troppo poco, pipa di tabacco. L'unica tecnologia ad oggi esistente, ma ritengo anche in futuro, è quella di usare l'energia elettrica dal fotovoltaico estivo, fare idrolisi, generare idrogeno, fare cattura della CO2, stoccare la CO2, creare metano sintetico con l'idrogeno e con la CO2, arrivare a CH4, prendere questo metano sintetico, metterlo nei giacimenti attuali esauriti, quelli che utilizziamo adesso, li carichiamo ogni estate, scarichiamo ogni inverno, e durante l'inverno tirare fuori questo metano, far andare le centrali termoelettriche a avere energia elettrica. Questo giochino qui, complessivamente, ha un rendimento del 20%. Perché sono cinque passaggi, gioco forza. E ha un limite fisico, la dimensione dei giacimenti. Quindi l'accumulo stagionale è la perla della transizione energetica, cioè lo strumento a cui dobbiamo ricorrere il meno possibile perché ha un costo mostruoso. Noi muri li dobbiamo costruire con i mattoni, non con le perle, sostanzialmente. Ecco, quindi quello è il tema stagionale. Poi c'è il tema giornaliero, che è quello a cui accennava Federico. Allora, il tema giornaliero si affronta in diverse maniere. Primo, devo mixare di nuovo le energie. Il vento, l'eolico, produce più di notte che di giorno, anche questa doppia fortuna, e quindi compensa da solo il fotovoltaico. Però è incostante il vento, non c'è tutti i giorni alla stessa maniera, quindi non è la totalità della soluzione. Seconda soluzione, che è la più intelligente di tutte, è spostare i consumi. Quindi io il mattino, di solito quando esco, accendo la lavatrice e mia moglie stende quando torna dal Anche noi lavoro. facciamo così. Ecco, è una cosa stupida, perché stiamo chiamando energia elettrica alle 6:30 del mattino. Non va bene, perché alle 6:30 il fotovoltaico non fa un piffero. Allora, un pochino più evoluta è dire più 4 ore, come faccio io con la lavatrice attuale. Ma il mondo del futuro è un altro. Il mondo del futuro è che la lavatrice avrà un chip che costa 50 centesimi, che la collega al web. In web ci sono già le applicazioni che prevedono esattamente quanto produrrà il mio impianto fotovoltaico guardando le produzioni, le
previsioni meteorologiche, quanto produrrà la mia comunità energetica e se proprio devo andare dal mio provider, mi stima esattamente quale sarà il prezzo in borsa dell'energia elettrica nelle diverse ore del giorno. Sono programmini in Excel da niente. Tutti gli operatori in Italia, tutti, alle 11 di sera, qualificano. Decidi in che ora accendere gli impianti il giorno dopo in funzione della previsione dei prezzi. La previsione dei prezzi è disponibile anche sul sito del GME, cioè sono dati open. Bene, la mia lavatrice si accenderà quando il prezzo di energia va a zero. Perché il prezzo di energia va a zero? Vediamo, ce l'ho qua, fammi pensare. Eccola qua. Posso condividere l'ultima immagine? Vado. Avviamo per la conclusione. Sì, allora questa qui non è un'immaginazione, questa è la settimana di quest'anno dal 1 maggio, no, dal 29 aprile al 5 maggio. E sono le 24 ore del giorno, quindi ciascuna curva è l'andamento del prezzo di energia elettrica nella borsa elettrica. Allora partiamo dalla curva rossa, che è quella che arriva più in basso, quella lì è ovviamente la domenica. Domenica è minore consumo di energia e quindi tra le 14 e le 15 l'energia costava 10 euro al megawattora perché eravamo prossimi con il fotovoltaico a fare tutto il consumo di energia italiano. Anche le altre curve dei giorni feriali, però, vedete, hanno il minimo del prezzo nelle ore centrali della giornata, quando il fotovoltaico va a manetta, e hanno il massimo dell'energia alle 21. Chiaro? Coincide proprio in tutti i casi. Ma è così, ma sarà sempre di più così. Quindi cerco di togliere la condivisione. Quindi la mia lavatrice si accenderà quando sa che il prezzo va giù. La mia pompa di calore si accenderà a mezzogiorno e farà accumulo, cioè non farà come la caldaia che l'accendo alle 18. La pompa di calore si accenderà alle 11, così scaldi i muri della casa. Che sono una forma di storage che non costa niente perché ci sono già. Bello anche questo, sì. La consapevolezza di questo, ed è per quello che le comunità energetiche sono geniali, perché comunità energetiche ricevono un incentivo non in funzione di quanta energia producono, che non gliene frega più niente a nessuno, ma di quella che producono mentre la consumi, quindi che non va a spasso inutilmente. Perché in questa maniera, oltre a risparmiare qualcosina nelle infrastrutture di rete, ma poco, abituiamo la gente a ragionare in questo modo qui, cioè a consumare l'energia quando costa poco. Analogamente sono le batterie delle auto. Le poche auto che dovremmo avere, dobbiamo farle caricare di giorno. Parlo di 24 milioni comunque di auto, me lo sono scritto. 24 milioni contro gli attuali, non so, 30. Sono il triplo, sono molto di più, sì, adesso il nome non lo ricordo, ma decisamente. Quindi hai dato una bella tagliata, ripeto che tra l'altro ci sta bene anche solo le nostre idee di migliorare la qualità dell'aria delle nostre città, oltre a diminuire gli incidenti da automobili che sono altrettanto gravi. Va bene, comunque ci La mia muoveremo. auto già parla con il mio telefono, mi innervosisce da morire perché salgo in auto, lo collego e lei mi dice dove devo andare perché legge l'agenda, cosa che è un po' fastidiosa. Nello stesso modo, la mia auto sa benissimo quanti chilometri devo fare domani proprio perché legge l'agenda. Quindi, quando la collego, si carica, non farà il pieno. Il concetto di pieno è idiota, è come dire riempio il frigorifero all'inverosimile. No, nel frigorifero ci metto quello che mi serve, che mangio nei prossimi 3 giorni, se no la roba diventa vecchia. Allora, l'auto si caricherà di quello che mi serve domani più un 20% più quello di dopodomani. Arrivata quella carica che fa nelle ore in cui costa meno, sta lì. Se io non la vado a prendere, decidi di caricarsi di più se costa poco l'energia. Gli dirò, se costa meno di 5, vai su in cima, se no fermati lì. Come si fa in borsa? A quel punto, se si è stracaricata pagando poco e rimane ancora connessa, quando il prezzo la sera va su, perché il prezzo va alle stelle la sera, venderai energia in borsa. Quindi la batteria dell'auto sarà una fonte di reddito, non sarà un costo. Interessante E questo. questo è. Per quello dico, batterie ne serviranno pochissime, perché già quelle che ci sono sulle auto tengono in piedi da sole il sistema elettrico. Poi servirà, c'è alcuni pacchi di batterie,
nei nodi strategici di rete. Non in casa, metterle in casa è una sciocchezza. È una Esatto. sciocchezza inaudita comprarsi la batteria e metterla in casa. È il posto, dal punto di vista elettrotecnico, più stupido la casa. E so che va contro la moda di dire, ma sono autonomo, però è così. Non è il posto intelligente dove metterlo. Come non è il posto più intelligente dove accumulare il cibo che mangi in un mese il frigorifero. Senti, io avevo ora, forse c'è ancora una domanda, ma avevo un altro argomento che mi piaceva che tu sviluppassi perché l'hai trattato. Hai parlato del biometano come, come dire, appunto, un gas combustibile, tra l'altro rinnovabile, di origine, appunto, rinnovabile di anno in anno, tra l'altro, la cosa che mi sembra molto interessante, ne parleremo, abbiamo in programma di parlarne perché anche lì ci sono chi è contro e chi è a favore di questa tecnologia. Però lo parlavi come una possibilità, tra l'altro hai dato anche dei numeri interessanti, se tu eventualmente ce li ricordi, quale potrebbe essere la produzione nazionale di biometano, come possibile modo per poter affrontare quella che sono, diciamo, gli usi energetici difficili da battere, insomma, di cui emissione di anidride carbonica è difficile da battere. Se potevi parlarne un attimo e poi eventualmente passiamo a qualche domanda e magari alle conclusioni. Sì, io non sono uno specialista in questo, mi sono trovato negli ultimi 3 anni come capocommessa a gestire la costruzione di un impianto di biometano per la società dove lavoro. È un impianto che raccoglierà i rifiuti, l'umido, diciamo, di tutta la città e che lo trasforma in biometano. Quindi questo chiude il ciclo del carbonio, è rinnovabile, su questo non c'è ombra di dubbio. Io ho guardato le stime dell'RSE sul biometano in Italia, secondo me sono eccessive. Nel senso che, siccome deve farsi strada nel frattempo anche consapevolezza, non è che possiamo pensare di aumentare i rifiuti umidi No, per fare biometano, non è così. Quindi, diciamo, ho fatto una stima un pochino più prudenziale, ho dimezzato le loro stime. Con quel dimezzamento lì, il biometano, come diceva, riesce a coprire i cosiddetti settori hard to abate, cioè quelli che attualmente ci dicono che sono difficili da elettrificare, che sono l'acciaieria di base, quella di base, quella che parte dal Milano, perché quella, che come c'è partano anche sul ferro. Verona, e Vicenza, c'è acciaieria che riparte dal rottame dei Io lo ferri. so. Quella è completamente elettrificata già adesso. Forni elettrici che fondono Sì, il sono totalmente elettrici. Sono già. Quindi l'hard to abate secondo me non è più del 2%. Quindi spesso si esagera l'hard to abate, le stime sull'hard to abate, per giustificare tutta una politica sull'idrogeno che è francamente molto, molto, molto eccessiva ed è funzionale secondo me ad altri scopi. Ecco, c'è una domanda qui in rete, mi sembra da Marco. Allora, condividerei un'immagine. Te la puoi leggere, scusa, la domanda così. Sì. Ah, scusa, la scelta tra le tre strategie e le 27 azioni sono scelte personali ma anche politiche. Interazioni con partiti ci sono state, che risultati hanno dato a livello locale, nazionale, specifici politici, think tanks. Allora, no, non ho la risposta, ovviamente, intendiamoci. L'ho letto un po' veloce, però, scusami. Cioè, il senso è. Abbiamo detto che lo sgabello può avere le gambe di lunghezza diversa, cioè quanto scaricare e quanto prendere dei 27 strumenti. Che riflessioni ci sono in atto? Allora, qui mostro l'immagine che rappresenta il mio pensiero. R, M e E sono rinnovabili, moderazione e elettrificazione energetica. Non tutti i mix sono possibili. Abbiamo già detto che non possiamo fare a meno di un po' di moderazione, eccetera, eccetera. Quindi il dibattito che invoca Marco va fatto su questo triangolo, cioè i partiti politici dovrebbero invece di bla 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 e di programmi di 30 pagine che non dicono nulla, mettere un punto dentro quel triangolo. L'ho detto anche in un intervento recentemente dove Lega Ambiente mi ha chiamato a fare moderatori fra politici. Ho detto, voi volete decidere a fare un programma politico con una griglia in Excel? E mi dite questi quattro numeri. Perché così ci capiamo, perché sennò sono dei bla bla. Detto questo, allora, cosa c'è? L'unica cosa a me nota, aspetta che cerco di togliere la condivisione, ah no, c'è il quarto. L'unica cosa a me nota nel dibattito italiano è la long-term strategy,
che è stata varata nel gennaio del 2020, è disponibile in rete dal Ministero, da allora parliamo del governo Draghi, e il Ministro dell'Ambiente insieme sfugge, c'è cioè il Ministro delle Infrastrutture, ma non importa, che propone una formula per arrivare prossimi a zero, che è in qualche modo confrontabile con la mia e che viene confrontata nel libro nel capitolo 5. La cosa interessante è che nelle campagne elettorali dei 6 mesi successivi tutti i partiti politici hanno fatto il programma sull'energia e nessuno ha richiamato la long term strategy che era stata esposta in Parlamento, sviluppata dall'istituzione di Stato ha proposto questo. Quindi non ti ho risposto rispondendoti. I Non partiti non portavo. hanno la minima intenzione di mettere giù i numeri. Tutti bei discorsi, vogliamo il fotovoltaico perché non consumi suolo, vogliamo l'eolico perché non siamo nelle zone di pregio, vogliamo. Però un accidente di numero per dire come arrivi a zero non c'è. Vabbè, vorrei concludere con questa cosa. Ho letto con piacere questa tua, che tu hai messo nella tua premessa il fatto della tua esperienza scout. Ebbene, condividiamo anche questa esperienza come dire, mi ha molto colpito positivamente, perché indubbiamente è stato un elemento di formazione, come immagino anche per te, come dire, confrontarsi con le responsabilità, insomma, no? Affrontare appunto. Come ho fatto io a dirigere un gruppo di lupetti e portarseli in giro con la fiducia dei loro genitori senza fargli facendoli che star bene. Come tu accenni, e quindi condivido, c'è il detto di Lord Baden Powell, quindi il fondatore degli scout, che dice che il nostro compito, questo ovviamente esteso anche a chi non è scout, è quello di lasciare il mondo migliore di quanto l'abbiamo trovato. Ecco, su questo pensi che ce la faremo? No. Temo di no. Benissimo. Cerchiamo di minimizzare i danni. Nel Sì, concordo anch'io, certo. senso che gli lasceremo un mondo più ricco ma più devastato, con una natura più ostile, con un clima da cui difendersi, con dei problemi di cibo e di acqua molto importanti che si porteranno dietro. Migrazioni di massa molto molto importanti, desertificazione di ampie zone del pianeta, perdita di milioni e milioni di specie. La cosa che a me, per dire, mi brucia di più è il fatto che tutto questo era chiaro negli anni 70 con quel libro che immagino anche tu hai letto e tra l'altro ho ritrovato in qualche modo la stessa impostazione del tuo, che era quello dei limiti della crescita, che aveva già in qualche modo individuato queste tematiche, al di là di prevederle con la tempistica, non è il suo compito, però avevano visto chiarissimamente che bisognava darsi una regolata e nota per dircela, come peraltro anche tu hai detto, abbiamo perso di fatto 40-50 anni, insomma, e oggi siamo qua. E a me fa ancora più rabbia quello che Guterres ha detto la settimana scorsa con grandissima chiarezza, quando ha detto ha di nuovo additato le responsabilità delle multinazionali oil and gas, come è dimostrato, che hanno finanziato il negazionismo da 50 anni, avendo al loro interno modelli di ricerca e sviluppo che prevedevano esattamente con precisione mostruosa che cosa sarebbe venuto molto prima dell'IPCC. Famose le immagini dei modelli di ExxonMobil, in cui già negli anni 70 prevedevano esattamente dove saremmo stati oggi e ci hanno azzeccato perfettamente. E nonostante questo, hanno finanziato il negazionismo. Guterres ha ricordato questo e ha chiesto a tutti gli stati di proibire le pubblicità al mondo oil and gas. Esattamente come sono proibite ormai le pubblicità delle sigarette. Adesso ci sembra normale, ma non era così. Una volta, quando noi eravamo un pochino più giovani, si fumava ai ristoranti, si Sì. girava in auto senza le cinture di sicurezza e si faceva pubblicità alle sigarette. Ecco, quindi quando
Quando evochiamo, quando evoco, non dico le ecodettature, ma gli strumenti coercitivi, che è bruttissimo evocarli, però ricordiamoci che se non fossimo stati costretti a suo tempo, noi oggi andremmo in moto senza casco, gireremmo in auto senza cinture di sicurezza, fumeremmo al bar e al ristorante e faremmo la pubblicità alle sigarette. Oggi riteniamo, credo il 98% della popolazione ritenga queste quattro cose come delle conquiste, non come delle imposizioni stupide. Perché quindi non possiamo pensare che siano in posizione altrettanto intelligenti altre, come limitare il peso delle automobili, limitare la velocità di crociera in autostrada, limitare eccetera, 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 diminuire l'uso di carne, eccetera, eccetera, eccetera. No, Avere un figlio unico, adesso non esagerare. questo mi sembra un po' forte. Però ecco, io non in quando ho due Europa, ma in figli. Africa, sì, No, no, no. scusate, tra le variazioni che ci sono state da quando eravamo ragazzi, Non è anzi da quando siamo nati, stabile e così. avete fatto vedere il grafico di tutte queste cose, io sono nato in un mondo con meno di 3 miliardi di persone, adesso sta diventando il triplo. Scusatemi, ma perché nessuno mai ne parla? Perché noi nel mondo ricco consumiamo tanto pro capite, ma da altre parti vogliamo lasciarli senza energia? Mi sembra uno sguardo lievemente, culturalmente un po', da colonialisti. Marco Giusti, scusami, su questo cosa dici? Qual è il tuo giudizio su questo problema che ovviamente c'è, insomma, siamo anche un po' troppi, ma non è il caso. Io credo che la diminuzione delle disparità risolva automaticamente questo problema. Cioè tutte le economie quando diventano ricche smettono di fare figli, diminuiscono a fare figli. Questo ormai è nella parabola di tutte. È chiaro che c'è un tema di arrivare a quel momento. Questo è un tema, non c'è ombra di dubbio. Però attenzione, se noi facciamo star meglio i cinesi, gli indiani, gli africani, loro arriveranno a una natalità come la nostra, perché non sono diversi da noi. Non sono diversi da noi. Quando uno è sicuro di avere una pensione quando arriva a una certa età, non ha più bisogno di fare 10 figli. Quando uno ha una vita serena economicamente, lavorativamente, eccetera, eccetera. Cioè, il tema, secondo me, si pone, ma si risolve, e questo mi ha illuminato Al Gore con il suo libro su questo aspetto qua. C'è un capitolo intero su questo argomento, trattato molto molto bene. Non mi ricordo il nome del libro di Al Gore, mi sembra che sia La Scelta, pubblicato un po' dopo del famosissimo documentario di Una scomoda verità. Traccia tutta una serie di grafici, tutta una serie di analisi per far vedere che quando tu una popolazione la mandi a scuola e la fai star bene economicamente, l'equilibrio lo trovi immediatamente. Il problema è che quell'immediatamente non è un immediatamente come la moderazione, è una forma di moderazione anche quella, ma è una moderazione che ha un lasso temporale per dare i suoi benefici più lungo, ma ancor più quindi nel frattempo noi dobbiamo lavorare con le altre moderazioni. Bene, Però il io tema della disparità sociale è un tema gravissimo nel mondo sì, emergente. abbiamo messo sul tappeto tanti argomenti che poi si potremo anche riprendere. C'è la manina nuovamente alzata di Luigi, quindi probabilmente vuole provare a intervenire. Luigi Fasce? Grazie tante della bellissima esposizione. Io mi chiamo Luigi Fasce, non conosco Marco Giusti, ma l'esposizione che ha fatta è veramente eccezionale, sì signore. E non ho capito il titolo del suo libro, che avrete già detto più di una volta, ma me lo ripetete un attimo? Sì, è l'urgenza di agire perché è come abbandonare rapidamente le fonti fossili. Basta, Dobbiamo. l'urgenza di agire su Google me lo dice poi. Sì, ce ne sono due. Uno tratta di quello. Domandine proprio banali, no? Però questa questione qui delle batterie, intanto grazie a Federico che ha messo in campo la questione del biometano, che sapere anche quanto peserà sulla torta dell'insieme, secondo me
È formidabile riuscire a spiegare che più ne facciamo di questo e meglio sarebbe. Ma la domandina banale è quella delle batterie. Mentre sentivo l'elogio dell'elettrico, delle auto elettriche, è arrivato su WhatsApp, non so che cosa, un'accusa tremenda sulle batterie che ce l'aveva con Tesla. Dice: questi qui fanno le batterie, ma devono fare il cobalto, devo andare a fare, cioè, ha fatto tutto il discorso che per fare una batteria praticamente è una rovina. Quanto ce ne sarà ancora di quel materiale lì che forse sarà scarso? Allora, la domanda è come possiamo rispondere? Nel libro ci sarà qualche elemento su questo per controbattere, ma soprattutto ci sono dei nuovi materiali, ingredienti che ci tolgono di mezzo questo problema delle materie così rare. C'è un'evoluzione. Marco Giusti, che dici di questo, su questo argomento? Allora, io dico che in gran parte è un falso problema, come tantissime fake che vengono buttate davanti all'avanzare della transizione energetica, per diversi motivi. Primo, perché le forme di batteria e l'evoluzione delle batterie su tecnologie diverse è in stadio avanzatissimo e quindi ce ne saranno di diversi tipi. Secondo, perché ne serve una quantità molto molto minore di quella che viene spesso sbandierata senza dire mai un numero, che sia un mezzo numero. Io calcolo i fatti e secondo me saranno praticamente sufficienti quelle delle poche automobili. La chiave di volta della transizione energetica è cominciare a capire che la transizione energetica è qualcosa che abbraccia tutta l'organizzazione umana e tutto il sistema energetico, non la generazione basta. Cioè, non è che noi continuiamo con le abitudini di prima, togliamo una centrale termoelettrica, ci mettiamo 1.000 impianti fotovoltaici, 10 impianti eolici e finita. No, cambia il modo di generarla, ma cambia anche il modo di trasportarla, cambia anche il modo di consumarla. Ci abitueremo a fare non più il pieno, ci abitueremo a usare la batteria dell'auto come una risorsa, comunque come una cosa da riempire, ci abitueremo a far andare pompe di calore a mezzogiorno, perché tutto ciò farà sì di spendere meno. E la gente, quando si tratta di spendere meno, si mobilita e capisce da solo. Chi ha un'auto elettrica già adesso ragiona in maniera completamente diversa, ma completamente. Non mira più al pieno. Mira a comprare l'energia che costa meno, che è già un'altra roba, perché le differenze saranno enormi. Se pensate che oggi, in una giornata normale, il prezzo di energia elettrica passa da 10 a 140 nella medesima giornata, ma capite la differenza fra 10 e 140? Noi andremo a consumare quando è 10. In Germania ci sono già i prezzi negativi. Prezzi negativi vuol dire che ti danno dei soldi per consumare energia in quel momento. Questo sarà la transizione energetica. Bene, allora questo messaggio, diciamo così, di speranza, pur appunto, come dire, lasceremo un mondo un pochino peggiore di quello che abbiamo conosciuto, ma potremo farcela se tutti insieme, appunto, ci rendiamo conto di questi, che possiamo farcela, insomma, avendo anche un po' qualche strumento culturale, no? Che ci aiuta a fare le scelte che in tanti stanno cominciando a fare. Allora io ringrazio Marco Giusti, eventualmente ci risentiamo per approfondire qualche argomento, è stato veramente estremamente interessante il tuo intervento. Ringrazio Marco Lobardi per aver fatto l'assistenza durante questa nostra chiacchierata. Ringrazio Christopher Garaventa che ci ha fatto da regia e ci offre, diciamo, il servizio di Zoom. E ringrazio anche Carola Sessarogo che ha curato molto bene le nostre locandine. E quindi vi saluto tutti e alla prossima. Grazie mille.